Buongiorno amici, nasce oggi una nuova rubrica di scouting sia per il mio canale YouTube Andrea Taloni, a cui vi invito sempre ad iscrivervi, che per il sito romacrew.com. Andiamo alla ricerca di giovani talenti del calcio internazionale. Oggi parleremo di un calciatore che secondo me è uno dei centrocampisti più completi nel suo ruolo, che poi non è soltanto un ruolo, ma lui fa tutti i ruoli del centrocampo e anche della difesa. Parliamo di Emre Can, che secondo me servirebbe molto anche alla Roma. Andiamo a vedere che tipo di giocatore è. Ma innanzitutto è in classe 94, attualmente ha 23 anni, quindi 1,84, quindi una bella fisicità, insomma. È un calciatore turco, però nazionalizzato con la doppia nazionalità, quindi gioca nella nazionale tedesca. Attualmente il suo club è Liverpool, il contratto è in scadenza nel 2018. Predilige il piede destro, però all'occorrenza sa usare molto bene anche il sinistro. Allora, che tipo di giocatore è questo? Prevalentemente è un mediano che gioca davanti alla difesa. Per farvi capire, come calciatore, chi si ricorda la Roma dello scudetto ricorderà sicuramente un Cristiano Zanetti, che era praticamente un giocatore molto tecnico, secondo me, e con una buona visione di gioco, ma che faceva della sua arma migliore il contrasto, il rubare palla, il far ripartire velocemente l'azione. Ovviamente lui è molto più tecnico di Cristiano Zanetti, perché è un mix, sempre per rimanere nel discorso Roma, tra Cristiano Zanetti e David Pizarro, quindi è uno che sa tenere molto bene palla. Spesso si prende anche dei rischi, perché prova dei dribbling molto rischiosi anche in fase difensiva, ma la palla gli resta sempre incollata al piede. È dotato anche di un discreto lancio e è anche un uomo assist, perché comunque sa imbeccare molto bene le punte. Molto spesso ama anche fare colpi di tacco, come vedete anche in questo video che abbiamo allegato. Per cui secondo me sarebbe un giocatore ottimo nello scacchiere spallettiano, nel centrocampo giallorosso. Soprattutto visto che gioca nel Liverpool e visto che Liverpool ha messo gli occhi su Leandro Paredes, se Spalletti non dovesse credere troppo a Paredes, perché lo vediamo insomma che gli preferisce stabilmente Daniele De Rossi, a questo punto si potrebbe anche pensare ad uno scambio. Insomma, il suo valore di base attualmente, diciamo, per sedersi a parlare è 18 milioni, ma con 18 milioni secondo me non ti stanno manco a sentire quelli del Liverpool. Secondo me si può portare via 20, diciamo tra i 25 e i 30 milioni. Noi abbiamo Paredes, che comunque è valutato dai 20 ai 22, 23 milioni. Secondo me, aggiungendo qualche euro in più, si potrebbe intavolare una trattativa del genere. L'allenatore del Liverpool stravede per questo calciatore, quindi diciamo è molto difficile portarselo via. Però secondo me ci proverei, perché è un calciatore veramente che ti fa fare il salto di qualità, e poi è un giocatore polivalente. Pensate che nella sua squadra precedente, che era il Bayer Leverkusen, a volte veniva anche impiegato nella difesa a 3 come esterno sinistro. Per cui guardatevi questo video, andatevelo a cercare anche su YouTube altri video di questo ragazzo. Secondo me è un giocatore veramente, fra qualche anno raggiungerà dei valori veramente importanti a livello economico. Scrivetemi sotto nei commenti il vostro pensiero, scriveteli anche, perché questo video poi verrà pubblicato anche sulla pagina Roma Crew Facebook, Roma Crew, a cui vi invito a iscrivervi anche sulla pagina Instagram di Roma Crew, e ci vediamo al prossimo video, sempre per questa rubrica di Scouting.